Posso sollevarlo? Prego. Sì? Certo. Oh, è pesante. 1,50 kg. Davvero? Guarda, guarda. Vorrei ringraziare mia madre e sua madre e la madre di suo padre che è sta... Buongiorno. Buongiorno. Il detective Susan Emery. Tanto piacere. Salve. Scusi, la mia collega. Willebrum. Molto lieto. Mettiamoci di qua. È il primo vero studio cinematografico che vede il detective Avery. Sul serio? Beh, a parte il giro turistico alla Universal, sa, quando viene la mia famiglia la porto sempre lì. Mm-hmm. Ci sono andata così spesso che mi sento quasi pronta a fare la regista. E magari se la caverebbe meglio di molti altri a cui oggi mettono in mano una macchina da presa. Mi dispiace, non vi ho chiamato quando ho sentito della morte di Ken. Sentito o letto? Letto. Perché non l'ha fatto? Walter mi ha rivolto la stessa domanda e vorrei tanto avere una risposta migliore, ma la sola cosa che posso dire è che non ci ho pensato. Mm. E come faceva a sapere dove si trovava Ken? La moglie mi aveva detto che era andato a vedere l'altro di biciclette. E la sua ragazza? La sua ragazza, sa, non li conoscevo. Non avevo sonno, così ho pensato di andare a vedere quel film. Se l'avessi trovato, gli avrei parlato di un lavoro per cui lui era adatto. Così che lei è andato al cinema, l'ha visto. Siamo andati a bere qualcosa in un locale giapponese che conosceva lui. Era una scena pazzesca, incredibile. Sembrava di essere a Tokyo. Ma lui se n'è andato via prima, perché non siete usciti insieme? Come ho detto, era una scena incredibile, mi divertivo un mondo. E perché non è rimasto di più allora? Beh, avevano smesso di cantare, poi era solamente un bar e io non bevo. Con lui ha bevuto? Sa, quando uno è in bar. Lo frequentava socialmente? No. Era mai stato a casa sua? No. Conosce niente della sua vita privata? No. Griffin, ora la lasciamo tornare al suo lavoro. C'è qualcosa che la turba. Che cos'è? Ecco, io devo chiederle una cosa. Per caso lei l'ha visto nel parcheggio dopo che ha lasciato il locale? No, ho parcheggiato in strada. Vede, io una Range Rover, mi sento più tranquillo quando è visibile. Per strada chi romperebbe mai un finestrino? Mm. Vuol dire che se avesse una macchina schifosa lei la metterebbe nel parcheggio? Se avessi una macchina schifosa potrei essere morto. Mi sa che è troppo fortunato perché questo accada. Grazie. Bene. Andiamo. 63 ottava.